Ciao a tutti amici di extremadura.com, sono Ivan ed eccoci qua con un nuovo unboxing. Cosa abbiamo per le mani? Il My Onyx Edge. Qualcuno di voi dirà, ma l'abbiamo già visto? Sì, ma questo qui non è la versione 8200 che avevamo precedentemente recensito, ma il modello 7000. Cosa vuol dire? Vuol dire che a bordo troviamo il nuovo sensore Avago ADNS 3310 ottico che abbiamo già visto di recente sul Rival, al mouse di Kada Steel Series. Vediamo la confezione. La confezione praticamente rimane molto simile, se non vado errato, a quella della precedente versione che abbiamo recensito poco tempo fa. Nella parte frontale il mouse, il modello. Nella parte posteriore alcune caratteristiche tecniche. Abbiamo dei pulsanti per regolazione dei tre step di risoluzione del sensore, ergonomia ambidestra, 9 pulsanti configurabili, plastica soft touch ergonomica, processore ARMA 32 bit, 32 MHz con 128 KB di memoria on board, due zone LED a 16 milioni di colori e ovviamente il sensore ADNS 3310 ottico da 7000 dpi. Abbiamo visto sullo SteelSeries Rival che quel sensore arrivava a 6500 dpi, quindi probabilmente o c'è un'interpolazione software oppure evidentemente c'è la possibilità di superare la risoluzione nativa in qualche modo, come ad esempio era per il precedente sensore laser di Casa Avago. Sempre all'interno della confezione, eccolo qui il mouse contenuto in un blister plastico. Andiamo ad aprire del tutto la scatoletta. Protezione. Vediamo insieme il contenuto prima. Ecco qui, manualetto di installazione introduttiva molto molto rapido e stickers SteelSeries. E poi ovviamente abbiamo il mouse. Usiamo la scatola, ci rimettiamo di nuovo sotto la fotocamera. Eccolo qui. Mouse è simile, anzi identico alla precedente versione, tranne ovviamente nella parte inferiore dove è presente il sensore ottico in luogo di quello laser, come si può vedere. Sì, perfetto. Abbiamo ovviamente plastiche soft touch per tutto quanto la parte superiore del corpo, sia lateralmente che superiormente, pulsanti laterali sia nella parte destra del mouse sia nella parte sinistra e i pulsanti per la regolazione del sensore. Scroll nella parte frontale, molto avanzato per così dire. Cavo in treccia di tessuto terminato da un connettore placcato oro con filtro in ferrite. Ovviamente si è spenta la videocamera, è finita la batteria. Stavamo dicendo, connettore con filtro in ferrite e porto USB placcato oro con logo Magionix nella parte superiore. Vedremo nel corso dei prossimi giorni la recensione completa sul nostro portale www.extremehardware.com. Vedremo il software, impressioni d'uso su questo sensore che abbiamo già avuto sostanzialmente modo di conoscere e approcciare con lo SteelSeries Rival. Quindi continuate a seguirci, un saluto aperto dallo staff.